Lo studio universitario e il conseguimento di una laurea non sono che il primo passo verso il mondo del lavoro e delle professioni. L'Ufficio Orientamento e Placement dell'Università di Macerata organizza un ciclo di incontri per aiutare il giovane laureato ad entrare nel mondo del lavoro e fare la differenza. 12 step che accompagnano il laureato verso il mondo del lavoro. Primo step, il bilancio di competenze. Fare un corretto bilancio delle proprie competenze è fondamentale per imparare a valorizzarle nel proprio curriculum vitae e nel processo di selezione, mirando così alla giusta direzione lavorativa. Secondo step, gli strumenti di ricerca attiva del lavoro. Cercare lavoro è lavoro. È quindi fondamentale conoscere strumenti attraverso i quali poter ricercare informazioni e opportunità di lavoro. Terzo step, il curriculum vitae. Il curriculum vitae determina la prima impressione che il selezionatore si pone del candidato come persona e professionista. È quindi importante imparare a redigere un curriculum vitae e seguire delle indicazioni efficaci per far emergere la propria candidatura. Quarto step, il curriculum vitae in inglese. Il mondo del lavoro sta assumendo sempre una forma più globale, è quindi fondamentale seguire delle indicazioni pratiche e dei dettagli per imparare a redigere un curriculum vitae in lingua inglese. Quinto step, l'audio e video curriculum. Viene trattato in questo incontro il legame tra le nuove tecnologie e il mondo del lavoro per imparare a sfruttarle per ampliare le proprie opportunità professionali. Altro step, il colloquio di lavoro. Verrà affrontato appunto questa fase che è la più delicata in cui bisogna dare prova delle proprie capacità e competenze, quindi è importante prepararsi per affrontare bene tutti i processi di selezione. Successiva fase, il recruiting via web. Il web sta trasformando il mondo del lavoro e il processo di selezione che passa sempre di più attraverso internet e quindi verranno fornite delle indicazioni per imparare a sfruttarle per ampliare le proprie opportunità lavorative. Successivo step, la comunicazione nel colloquio di lavoro. Imparare a gestire il proprio comportamento verbale, non verbale e paraverbale è fondamentale per incidere poi sull'esito del colloquio stesso. Successivo step, la simulazione di un colloquio di lavoro. Quindi partecipare ad una simulazione di un colloquio di lavoro permette al candidato di imparare a interiorizzare quei comportamenti relazionali e comunicativi che poi possono essere adottati in un vero contesto di colloquio di lavoro. Altro step. Le competenze trasversali, cioè verrà fornita una panoramica delle principali competenze trasversali, richieste dall'attuale mondo del lavoro. E quindi quelle che sono necessarie per essere selezionati ed entrare a far parte del mondo del lavoro. Penultimo step, le nuove forme di assunzione, quindi verrà presentata una tipologia delle principali, dei principali tipologie di contratti, per affacciarsi informati nel mondo del lavoro. Ultimo step, le nuove categorie di professioni e quindi le caratteristiche, le skills che le contraddistinguono. Tutti gli incontri si terranno i martedì a partire dal 24 giugno presso l'InfoPoint. Per informazioni consultare la locandina e martedì del placement.